L'altro messaggio lo scrive Luigi da Senigallia. Sono molto legato alla mia famiglia, ma non sempre mi sento capito. Ho dovuto lasciare gli studi per motivi di salute e ora mi stanno assillando per il fatto che non trovo lavoro. Non sono io a non volere il lavoro, ma oggi non lo si trova facilmente. Pregate per me. Ha ragione Luigi, non è E beh, lui. adesso c'è stata subito la risposta da parte dei figli. Dopo i vero. genitori c'è stato un figlio, poi oggi siamo nella settimana della Sacra Famiglia di Natale, per cui Vero. non dobbiamo essere occasione di litigio, ma occasione anche di comprensione all'interno della famiglia. Il problema del lavoro c'è. Il problema, ecco, una volta c'era chi parlava di bamboccioni, no? Di questi figli che stanno un po' Sempre troppo a in casa. casa. È chiaro che da parte dei genitori c'è un po' la preoccupazione per il figlio che è a casa. A volte, il figlio si demoralizza, casomai si alza un po' più tardi la mattina e i genitori sembra, percepiscono questo messaggio come se il figlio non si volesse interessare. Io non credo che oggi ci siano dei ragazzi che non vogliono lavorare, si interessano, fanno, dobbiamo capirli soprattutto in questa fase di disagio e di disorientamento che loro hanno. Chiaramente da parte dei figli occorre avere un'acquisizione anche delle proprie capacità, perché vedi già una persona che per motivi di salute, deve lasciare la scuola, deve anche fare un quadro serio delle proprie capacità e quindi anche cercare un lavoro proporzionato alle proprie capacità. A questo proposito dobbiamo ribadire un concetto importante, quello che diceva Giovanni Paolo II. Il lavoro ci dà dignità, quindi non esiste un lavoro più importante o meno importante, più dignitoso o meno dignitoso. Quindi anche nella ricerca del lavoro non preoccupiamoci del rapporto sociale, dell'influenza sociale che possiamo fare, possiamo avere con il lavoro, quanto piuttosto cercare un lavoro in base alle nostre capacità, in base alle nostre possibilità e metterci un po' di buona volontà sperando che poi il Signore ci aiuti. Anche perché qualcun altro diceva, fai il lavoro che ti piace e non lavorerai nemmeno un giorno. È chiaro, e E quella è tutto una grande questo, fortuna. anche se poi bisogna sempre inserirsi in quello che è il mondo della sofferenza, perché il lavoro che non funziona, la salute che non aiuta, provoca una certa sofferenza e un po' di problemi nelle persone.